Bene, bene, bene. Adesso sta per arrivare una di quelle brave davvero, una delle signore della canzone italiana, dolce, per bene, preparata, raffinata, autrice ed interprete. Il premio Civiltà de Marsi adesso va proprio a lei. Una cantautrice dolcissima, da sempre protagonista nelle classifiche, negli show televisivi, al Festival Bar e al Festival di Sanremo. Molte le canzoni di grande successo ed intramontabili. Molto apprezzata anche la sua presenza in qualità di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Premio Civiltà de Marsi 2019 a Grazia Di Michele. Grazie. Buonasera anche all'orchestra. Sì, che ti sta aspettando tra l'altro. Da tanto, sì. Grazie, benvenuto al Festival di Vezzano, sono felicissimo di averti perché io sono un tuo fan, te l'ho detto quando ci siamo sentiti. Non dire fan, è la verità, no, sono un tuo ammiratore da sempre e sono davvero contento doppiamente che tu sia qui. Oh, voi però non sapete una cosa, che Grazia è originaria abruzzese, di dove esattamente? I tuoi genitori, vero? Francavilla al Mare. Diciamo dalla parte del mare. Dalla parte del mare. Mio papà è di Francavilla al Mare, è nato a Francavilla al Mare. Io ho passato tutte le estati della mia vita perché una volta si cominciava ad andare in vacanza a fine maggio, giugno e si tornava a ottobre. Quindi diciamo che passavo metà della mia vita in Abruzzo, perché poi mio papà da Francavilla al Mare, avevamo la casa lì, poi viaggiava, ci faceva vedere questa terra meravigliosa a cui sono ancora molto legata. Perfetto, infatti per questo il premio insomma te lo diamo doppiamente, felicemente insomma, che sei anche abruzzese. Grazie, impensabile ricordare tutti i tuoi trascorsi artistici, Sanremo, il Festival Bar, tantissime trasmissioni televisive, giudice ad Amici di Maria De Filippi, moltissimo altro. Prima appunto c'erano soltanto Sanremo, Castrocaro, il Cantagiro, la Vela d'Oro, oggi ovunque tutto è un proliferare di programmi musicali, talent, concorsi. Va bene tutto questo alla musica e serve davvero a trovare i nuovi Baglioni, Battisti, le nuove Pausini, le nuove Di Michele? Oddio, ci sono anche tanti ragazzi che suonano nei pub, nei bar, per strada, non necessariamente vanno nei reality e ce ne sono anche tanti bravi in giro, però diciamo che in un momento in cui c'era un'assenza totale di attenzione per i ragazzi, i reality hanno cominciato a mettere un pochino di luce su i talenti che volevano venire fuori. Poi può essere un'arma a doppio gioco, se gestisci bene un'esperienza. Io ho lavorato 14 anni ad Amici, quindi ho visto passare di tutto. Tanti ragazzi che si sono persi, certo. Ma anche tanti ragazzi che hanno lavorato bene e che poi hanno trovato una loro strada, parlo di ballerini, di attori. Chi è uscito da quelle edizioni nelle quali c'eri anche tu di famosi? Emma, Annalisa, è uscita anche la Alessandra Amoroso, Pier Davide Carone, ne sono usciti tantissimi. C'eri tu in giuria, c'eri tu come maestra. Ero nella mia classe. Cioè, ah, nella tua classe però, che meraviglia, sì, quindi una grande soddisfazione. Ero l'insegnante, insomma per 14 anni ho fatto l'insegnante di questi certo, ragazzi, ce lo ma ricordiamo. Me ne sono passati tanti, ma tanti, tanti. Le senti ancora queste ragazze che adesso comunque hanno trovato il successo e volano alto? Devo dire che io li sento ancora tutti, quasi tutti. Quindi non sono cambiati allora? No, molti di loro chiaramente restano legati, altri si perdono per le strade della musica, però ecco, mi è successo tempo fa di andare al Festival di Sanremo con Platinette ed ero in gara con quattro di loro e continuavano a chiamarmi prof e io dicevo ma dai, stiamo concorrendo insieme. Certo, quindi, siamo a livello paritetico adesso. Per cui era molto buffa la situazione. Cara Grazia, ora tu ci regalerai qualche minuto del tuo talento accompagnata dall'Arbelis Avezzano Festival Orchestra di Corrado Lambona diretta da Tiziana Buttari che è tornata. E io rifarei un applauso a tutti quanti loro perché se lo meritano, perché sono straordinari. E ci regali un medley dei tuoi grandi successi, Io sono una finestra, Le ragazze di Gauguin, quante volte l'ho passata in radio, e la splendida Io e mio padre. Ok. Signore e signori, con noi Grazia Di Michele. Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Aspetto alla finestra il corpo e le emozioni di me che sono specchio
delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce. Eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Bianche nuvole il vento le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, le figlie di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà. Se potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi, perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Poserei la testa tra le mani e mi addormenterei con l'innocenza di chi non ha visto il mare. Ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu. Mio padre, se potessi parlarmi di te e frantumare il silenzio che c'è, senza difenderti, perché sei mio padre, ti scioglierei quelle tue ali bianche e ti riporterei nei nostri viaggi stralunati senza fine. Ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu, che sei mio padre, li hai visti forse tu. Mio padre.
il premio Civiltà de Mars dalle mani di questo bravo ragazzo che è Emanuele, scivola in quelle di Sandro Argentieri, la formula magica, anzitutto in questa telecamera e poi fotografi, è proprio questa, premio Civiltà de Mars a Grazia di Michele. Grazie a te. Devo dire che premi così belli è difficile riceverne, in genere ci sono coppe brutte. No, questo è un manufatto straordinario, ognuno è diverso dall'altro, bellissimo. Realizzato dai miei ragazzi del liceo artistico Belisario. Davvero bellissimo, grazie. Bravi ragazzi, bravi, grazie davvero.